Salve a tutti ragazzi e ben ritornati con un altro episodio di Pokémon X e Pokémon Y gameplay in italiano in collaborazione con Poketown. Oggi. La scorsa parte abbiamo sconfitto l'ultima palestra e ora possiamo dirigerci alla via Vittoria e quindi successivamente alla Lega. Non ti voglio sfidare, ma non ho tempo da perdere. Comunque, vabbè, facciamo questa sfida. Ora, non sono sicuro di riuscire a superare la via Vittoria in una parte sola. Quindi, se proprio fosse, la supererò in due parti, invece che una sola. Ok, ho detto quello che dovevo dire, vado avanti. Ok, andiamo. Tyrantrum. E Sableye usa Storm di Raggio. Proprio mi vuol far perdere tanto tempo oggi. Ok, usiamo quindi Terremoto. Sperando che attacchi. Sì, oh, che fortuna. A volte la fortuna è dalla mia parte. Però non sono riuscito a metterlo KO. Li usa Ripicca, che mi toglie un bel po' di vita. Quindi provo di nuovo a utilizzare Terremoto. Figuriamoci. Ok, mi ha messo KO Tyrantrum, benissimo. Dunque, adesso mettiamo Blastoise. E poi vedremo chi mettere. Quindi uso Surf. Ed è andato KO. Quindi la prossima scelta sarà Crustle. E mettiamo Lucario. Facciamo una bella zuffa, anzi forza sfera. E lo mettiamo quindi KO. Eccolo qui, Crustle, bello che sei. Una bella forza sfera. Non ti faccio più pensare ai problemi della vita. No, pensavo fosse solo efficace. Ho sbagliato io. Ok, un'altra forza sfera. E Crustle KO. Quindi ora possiamo andare avanti, sperando di non avere altri intoppi. Andiamo avanti tranquilli, dato che siamo solo a 3 minuti. Oh, piove. No. Ah, qua potrei utilizzare forza. Ecco, entriamo nella via Vittoria. E parliamo con questo tizio. Da qui si entra in via Vittoria. Possono passare solo gli allenatori che hanno ottenuto tutte e 8 le medaglie. Allora, vediamo le tue medaglie. 1, 2, 3, 5. Perfetto, le hai proprio tutte. E ora lascia che ti metta alla prova. Perché lo fai? Perché Frederick, fantallenatore? Prima con comando in campo è questa gemma. Brutta, ma proprio brutta. Ma penso che con Lucario, con una forza sfera, lo mettiamo a KO. Anzi, non mi ricordo se era questo un altro tipo folletto, ma non penso. Ok, non lo era. E la mossa non era minimamente super efficace, quindi mega evoluzione, zuffa. Non star lì a fare tutta la scena. Ok, mega evoluzione. Bam. E utilizzo zuffa. Ok, Carbink e KO. Quindi ci mancano altri due Pokémon da sconfiggerli, per poi poter accedere alla via Vittoria. No, penso che la farò in due parti. Allora, Blastoise sarà al 58. Prossima scelta è Raichu. Mi servirebbe Tyrantrum. Quindi no, tengo un attimo Lucario, che magari... Anzi, un attimino, adesso che ci penso, ho ancora la mossa Ossoraffica.
Non che faccia tantissimo danno, spero che faccia almeno 3 colpi. Sì, benissimo. Ok, ultimo Pokémon, che è Kindra. Non ho mosse di tipo drago. Ma utilizzo un'altra zuffa. Quasi, quasi. Adesso mi metterà sicuramente KO Lucario, infatti idrovampata. No, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta resistere. Allora, usiamo Forza Sfera per mettere KO Tizio. Va bene, e Kindra non ha più energie. Oh, che bello, Lucario sarà a livello 58. Anche se rimangono ancora molto deboli per la Lega. Comunque ho sconfitto il Fantallenatore. Benissimo, ora possiamo andare a continuare la nostra via vittoria. Incredibile, anzi davvero straordinario. Auguro di cuore e buona fortuna a te e alla tua squadra. Prima di andare, ovviamente, ricarichiamo il nostro team con una caramella rara, wow. Allora, la uso su Lucario. Mi serve Lucario. Mi serve bello potente. Una ricarica. Anzi, no. Una pozione max su Lucario, che è l'unica che abbiamo. Così almeno ricarica tutta la vita. Non dobbiamo sprecare le ricariche totali che abbiamo. Oh, 66. Revitalizzando. Anzi, ora 65. E poi una bella ricarica totale su Tyrantrum. Che poi ne compreremo altre quando saremo al centro Pokémon della Lega Pokémon. Ok, andiamo avanti, guardate che bello. Animazioni troppo serie, troppo fighe. Madonna. Ok, allora, borsa. Prima di andare. Repellente Max. Che bello. In questo gameplay comunque ho notato che non vi siete ancora lamentati dei trucchi che, grazie al cielo, non ho. Perché di solito in tutti i miei gameplay vi lamentate che metto dei trucchi anche quando non li metto. Vabbè, comunque, cioè li metto quasi sempre. In questo non li posso mettere perché non ho l'action replay. Ma porca miseria, non è che arrivo io a turbare la tua tranquillità. Potevi semplicemente non sfidarmi. Ma che noiosa. Intanto manda in campo un Mewile. E vabbè, ti metterò KO facilmente con Lucario. Oh, sei a livello 60, quindi sei più forte di me. Boom. KO. Mewile non ha più energie. E noi abbiamo vinto la sfida. Ok, Veltal sarà a livello 54. Ed Elfox al 60. Abbiamo sconfitto Laura. Benissimo. Ora possiamo andare avanti. Sì, possiamo decisamente andare avanti. Ok. Il repellente l'ho utilizzato, quindi vediamo qui. No, qua posso andare avanti solo se ho spaccaroccia. E quindi mi toccherà fare questa sfida. Non male, perché almeno alleno la mia squadra. Ok, sfidiamo anche questo Fantallenatore, che è Pavel. Primo Pokémon andato in campo è Steelix. Ok, e il mio Lucario dovrebbe fare faville. Ups, scusate, non dovevo usare il dito. Forza Sfera. E quindi Steelix è KO. Benissimo. Prossima scelta, Electrode. E ho Tyrantrum. Benissimo. Dai, dai, dai. Dai, Electro, non mi fai paura. Ok, terremoto. Lui utilizza Stridio, che mi cala di molto, quindi la difesa. Ma il mio terremoto non ha uguali. E quindi lo metto KO. Benissimo.
Fangoros intanto sarà a livello 55, vai così. La prossima scelta è Kangaskhan, quindi... Lucario, ovviamente. Fangoro... no. Ok, forza sfera, sì, dai, non sprechiamo zuffa. Boom. Kaboom. No, ce l'ha fatta resistere. Vabbè, uso ombra artigli che non mi fa più di tanto danno. Quindi utilizzo un'altra forza sfera. Bang. Colpito. E affondato. E intanto la mossa era super efficace, ovviamente, quindi l'avrei messo KO. Dunque, punti esperienza vengono condivisi. Tyrant Trance è a livello 58. Ottimo. E vorrebbe imparare Zuccata. Gli te la insegno subito al posto di Levita Roccia. So che Levita Roccia poteva esserci più utile, però anche Zuccata non scherza. Se avesse anche Pietra Taglio sarebbe anche addirittura molto meglio. Ma non ce l'ha, quindi male. Ok, andiamo avanti. Non so per quanto faremo durare. No, ho avuto tanta sfortuna. Ho sbagliato alla grande. Ha un Pokémon solo. Ed è Machamp. Ok, Delphox lo metteremo di sicuro. Quindi, Pokémon, Delphox e lo mettiamo in campo. Ok, lui utilizza Introcolpo e invece io utilizzerò Psichico. Super efficace. Eh no, non riesco a metterlo KO. Come lui è terremoto? No, ma che figlio. Scommetto che a me invece mette KO. Ma figuriamoci. Grazie, proprio l'ingiustizia. E questa è l'ingiustizia. Ok, Blastoise che con Surf dovrebbe finire il lavoro. Infatti, è quello che dicevo. Bene. Con esperienza vengono condivisi. Abbiamo sconfitto la cintura nera. Telto, dannato terremoto, mi avete completamente fottuto in Delphox. Male, molto male. Ok, prima uscita. Oh, ma che cacchio, ma sei tu di le balle. Parte la serie Giuseppe che ha un Haxorus. Mi piacerebbe in questi casi avere dei Pokémon di tipo ghiaccio, ma non ne ho. Quindi Mega Evoluzione Zuffa. Vediamo se riesco a concludere qualcosa, altrimenti vabbè, cambierò Pokémon e poi ricaricherò la mia squadra. Perché dopo un po' dovrei ricaricarla. Eh già. Comunque usiamo Zuffa. Lo colpisce. Oh, che bello. Che bello quando li metti così KO. Ok, Lucario sarà a livello 60. Questo casino. Vorrebbe imparare anche Drago Pulsar. Perfetto. Togliamo Osso Raffica e insegniamogli Drago Pulsar. Bene. 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 Blastoise intanto sale al 59. E ho sconfitto Giuseppe. Ok. Andiamo avanti ora. Ho paura di affrontare altri sfidanti. Ed ecco qua un'altra entrata della Lega Pokémon. Oh no, quella salti no. Ecco, lo immaginavo. Prima o poi qualcun altro mi avrebbe sfidato. Non importa, sfidiamo anche questo. Questa Combat Girl. Chiamata in campo Medicham. Medicham era di tipo Lotta Psico, se non erro. Però intanto io faccio la furbata, che tra una zuffa io non potrò più fare, perché praticamente ho finito le zuffe. Me ne manca ancora una dopo questa. E poi non potrò più usarle. No, mica la difesa, lui mi colpirà super efficace, io sarò KO. Ecco infatti, guardate, bam. Ciao Lucario. Ero talmente sicuro di questo che mi sembrava inutile dirlo. Proprio un'inutilità incredibile.
E vabbè, lo surf. Boom. Anche bisogna allenare Blastoise. Comunque, Medicham, KO. Condividiamo i punti esperienza. Abbiamo sconfitto Brianna con Batgirl. Bla 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 bla. Ok, ora cerchiamo di scoprire qual è la strada giusta saltellando. Eccola qui, oh, trovata. Asd. Oh, ma porca. Anche era un Ariados, c'è il mio Iveltal. Un cucciolino di Ariados a livello 59. Ma noi facciamo fuga e andiamo verso acque più sicure. Ok, oh no, non dirmi che per passare mi serve forza. Sì, mi servirà forza. E trovo intanto un carburante. Che palle, ma proprio forza? Io non ho voglia di sprecare delle mosse per i miei Pokémon. E tu dove cazzo compari? Ma porca, ma non ci credo. Parte la sfida di Simeone Cintura Nera, che il primo Pokémon che manda è Pandora. Noi mandiamo i Veltal. Ok, utilizzo Ali del Fato. Che è super efficace, ma Pangoro resiste. Che strano, non avrei mai detto. Intanto lui usa Frana. Super efficace. Ali del Fato di nuovo. E lo mettiamo a campare. Ok, Pangoro quindi ci saluta. Ultima scelta sarà Heracross. Oh, Heracross. Ali del Fato. Wow, capo in un colpo. Andiamo? Ci ha ricaricato completamente la vita. Meglio così, meglio così. Comunque, eccolo qua, che sale di livello. Livello 55. E vorrebbe imparare Spettro Tuffo. Faccio dimenticare Inibitore. 1, 2, tada. Livello da dimenticare Inibitore. Al suo posto impara Spettro Tuffo. Stessa mossa di Giratina, Giratina, o come volete chiamarlo. Io lo chiamo Giratina per il semplice fatto che non c'è nessun H nel nome. E quindi, di conseguenza, io lo chiamerò Giratina. Ok, l'effetto repellente è finito, ne usiamo subito un altro, senza manco pensarci. Dunque, dato che qua abbiamo da usare forza, e io non ho voglia di sprecare MT, volevo vedere se c'era qualche altra zona che potevamo utilizzare, ma no. Facciamo quest'ultima sfida così poi terminiamo la parte. Parte la sfida di Pierangelo Blabla, quel che è. Prima scelta è Espeon. Prima e unica scelta, se proprio dobbiamo dirla tutta. Intanto io mando i Veltal. Ok, lotta. Urlo rabbia. Per usare Spettro Tuffo. Lui utilizza Magi Brillio. Che è una mossa tipo folletto. Ah, ce l'ha fatta resistere, eh? Ok, ora utilizzerò il Nero Pulsar, perché voglio vedere com'è l'animazione. Che a me piaceva da matti Diamante e Perla. No, non mi piace qua, peccato. Comunque, abbiamo sconfitto anche quest'altro allenatore. Noi per andare avanti avremo bisogno della mossa forza. Quindi o trovo una soluzione oppure dovrò sprecare una mossa di uno dei miei Pokémon. Probabilmente di Pangoro, perché tanto è un po' inutile. Quindi ragazzi, io termino qui questo episodio, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Noi ci rivediamo alla prossima parte dove continueremo con la Lega Pokémon e poi dalle prossime sfideremo anche Super 4. Un saluto a Teo, arrivederci, mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione e link che sono nella descrizione, seguiteli. Ciao ciao!